28 secondi, un'inezia. Per 28 secondi Gastone Nencini deve rassegnarsi a perdere il Giro d'Italia. In discesa di Dalgavia ha fatto cose folli, ma anche Tilly ha trovato la collaborazione di altri corridori per strada. Su questo episodio si innestano le polemiche di sempre, ma ormai è troppo tardi. Da Bormio a Milano, il Giro vive sotto la pioggia la tipica giornata dell'apoteosi. Jacques Anquetil, maglia rosa, controlla la situazione. Ormai non ha più problemi, il Giro è suo. Per la prima volta un corridore francese si aggiudica la nostra massima corsa a tappe. Era stato Koblet il primo straniero nel 50. 10 anni dopo un altro straniero, questa volta francese. I fiori sono comunque per questo timido, biondo normanno che dopo aver vinto il Tour del 57 riesce anche a trionfare.